La chiesa Santa Maria Goretti di Sant'Orso ha accolto per l'ultima volta il feretro di Fabio Guccioni, grande persona conosciuta in città come ex assessore ai servizi sociali del comune di Fano, presidente e successivamente vicepresidente della Fondazione Fano Solidale. Guccioni è deceduto all'età di 65 anni lunedì mattina scorso, dopo aver combattuto contro una grave malattia ai polmoni. Alla funzione religiosa celebrata da Don Giorgio Giovanelli, oltre alle numerose persone che gli hanno voluto bene e che hanno riempito la chiesa fino al suo limite per le restrizioni da Covid, erano presenti anche i familiari, la moglie Rossella e la figlia Gaia, le cariche civili e militari. E ora Fabio vive una gioia che noi non riusciamo neanche ad immaginare, perché la gioia che gli proviene dall'avere davanti a sé il volto di Dio, quel volto che ha cercato, quel volto per cui ha faticato, quel volto per cui ha anche sofferto. Ogni qualvolta soffriamo per la giustizia, ogni qualvolta soffriamo per la verità, ogni qualvolta soffriamo per i valori umani che sono anche cristiani, noi soffriamo per il Vangelo, a volte anche senza saperlo, ma il Signore lo sa, e neanche un bicchiere d'acqua davanti a Dio cade inosservato. E quanti bicchieri d'acqua Fabio ha dato nella sua esistenza, nella sua vita? Quanti? Nessuno di essi, nessuna goccia cade dimentica davanti a Dio. Uno scrosciante applauso ha accompagnato poi l'uscita del feretro dalla chiesa, a dimostrazione che Fabio era una persona amata e ben voluta da tutti, una persona di grande capacità e grandi qualità. Poi il ricordo della figlia Gaia e del sindaco di Fano, Massimo Seri. Fabio è stata una mente lucida, una intelligenza critica e un uomo solidale. E come veniva ricordato anche nell'omelia da Don Giorgio, la sua è stata una testimonianza e una presenza importante in questa città. È una persona che ha cercato sempre magari di rompere gli schemi guardando lontano, essendo anche un po' rivoluzionario, guardando anche chi rimaneva indietro. Felice intuizione di Fano Solidale, dove veramente è stato uno strumento che ha dato tante possibilità e ha aiutato tante persone. Un'occasione di saluto, di dolore, ma anche un modo per ringraziarlo per la testimonianza che ha lasciato e per l'opera che ha fatto in questa città, da uomo e da amministratore. Insomma, mi sento di dire che penso il giudizio più bello che una persona possa avere è quella che un sindaco, una comunità, dica che Fabio è stata una persona per bene. La salma poi è partita alla volta del cimitero di Rosciano.